Abbiamo bisogno di liquidità immediata e tutto ciò che porterà ad ottenerla, noi lo sosterremo. È la ferma convinzione degli imprenditori della provincia di Pesaro e Urbino, legati dallo slogan Ristori Italia, il movimento dal basso ingenerato dai ristoratori fanesi che al tempo del coronavirus hanno riunito 200 imprese in un gruppo di lavoro anticrisi. Sono pronti a combattere insieme sullo stesso fronte, senza guardare il colore politico, un messaggio che arriva come risposta alle parole del direttore generale di Confcommercio, Amerigo Varotti, che li aveva rimproverati per essersi messi a dialogare direttamente con la politica, scavalcando le associazioni di categoria. La situazione è drammatica, ci ha raccontato oggi Lucio Pompili, titolare del simposium. Abbiamo lasciato a casa i nostri dipendenti, ha detto, eppure i fornitori. Con Confcommercio, con cui ieri abbiamo avuto una videoconferenza, ha poi precisato, c'è stato solo un problema di comunicazione. Noi chiediamo chiaramente un intervento sul mancato incasso e adesso, insomma, ci sono delle proposte che abbiamo messo in onda e che abbiamo anche ricevuto da Fronte Confcommercio, che si è ben spiegata tanto in regione quanto sui tavoli di loro competenza. Quindi aspettiamo una risposta. Per chi appoggiate Carloni, che cosa prevede la sua proposta? Ma per dirla con parole che non sono mie, appoggiamo Carloni perché stavamo affogando in mezzo al mare, abbiamo visto una ciambella e ci siamo aggrappati. Questa è stata la visione dell'amico Giorgio Ricci e direi che è un po' questa la situazione. È una proposta che ha mutuato la proposta svizzera, quindi sicuramente molto valida perché ci darà la possibilità di accedere a una liquidità immediata perché abbiamo bisogno immediatamente, questo è il concetto, e poi ci sono anche progetti per il dopo, per la ripartenza, per riaprire le nostre attività. Speriamo che sia possibile questo quanto prima perché ogni mese perderemo un 20-25%, quindi significa che se dovessimo tornare ad aprire i nostri locali ad agosto, perderemmo probabilmente il 70-80% del nostro fatturato e questo sarebbe drammatico. Quindi ci auguriamo di poter rimetterci sul mercato. Stiamo anche studiando, come dire, nuove forme di business perché sicuramente le cose cambiano. E abbiamo anche questo desiderio da tutti i punti di vista, anche quello politico, che ci sia una unità di intenti e che ci sia un reale cambiamento di pensiero. Noi per primi vogliamo cambiare.